Salve a tutti friends dal vostro Super Corris. Eccoci qua ragazzi, andiamo a vedere la nuova Red Bull. Ma raga, vi dico la verità, vedendola nelle prime immagini sfocate dello Shakedown 2-3 giorni fa mi sembrava molto più estrema. La verità è che come ho visto la macchina definitiva, mi sembra una macchina molto diversa dall'anno scorso, molto meno estrema. Nei colori, nelle forme, nella minor parte nera per risparmiare peso che si trova sulla vettura. Mi sembra una vettura molto più borghese. La cosa è incredibile perché ultimamente la Red Bull è stata sempre sinonimo di macchina pazzesca, iper estremizzata. Qua dalle pance al cofano motore mi sembra una macchina molto meno estrema. È chiaro che magari Red Bull avrà capito che non serve tutto questo e adesso andiamo a vedere quali sono i dettami della nuova auto anche a livello di analisi tecnica, che non faccio io perché non sono assolutamente un tecnico. Andiamo a vedere quelli che la sanno fare. Come al solito, prima di partire a bomba con il video, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social se volete, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, link di PayPal in descrizione. Super Corris and Friends, fine mese faremo una donazione questo mese alla protezione animali per aiutare anche cani, randaggi, gatti, animali, cose varie. C'è l'aiuto e il sostegno del mio canale, abbonamenti, donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi e ad andare avanti, a migliorare sempre di più. Il discorso è anche che a me fa ridere, ieri ho fatto un video dove rispondevo e vi portavo delle testimonianze, degli articoli di testate importanti sui media inglesi. Io non ho detto niente, io vi ho riportato quello che dicono i media inglesi e ci ho fatto un commento sopra. Se non riuscite neanche a capire quello che si dice in un video, raga, non è un problema mio, bene o male sono pochi. Sono poche capre che non l'hanno capito e l'abbiamo dovuti cacciare dal canale. Perché se tu vieni a me e mi dici però hai visto, tu stai facendo scarsa informazione, tu stai facendo clickbait, io ti ho riportato quello che è stato detto dai media inglesi. Chi non lo capisce, raga, non può stare su sto canale, mi sembra chiaro. Presentate la monoposto con cui Verstappen cercherà di difendere il mondiale, sempre in coppia con Perez. La macchina è una decisa innovazione rispetto alla versione regina del 2023. Ma anche un... a me non mi sembra tutta questa innovazione, comunque. È nata e fa già preoccupare gli avversari, non perché si sappia che già che sarà più veloce, quanto perché la nuova Red Bull RB20 non è affatto la macchina in continuità con la vettura che l'ha preceduta. E ha vinto praticamente tutte le gare della scorsa stagione. Il team tecnico di Adrian Newey non è rimasto a cullarsi sugli errori, ha decisamente svoltato, creando una monoposto visivamente cambiata rispetto alla vecchia vettura. La novità più importante, come già vi abbiamo raccontato, riguarda le prese d'aria verticali in corrispondenza dell'abitacolo, soluzione che per esempio sulla Mercedes 22 non aveva dato grandi risultati, ma che qui evidentemente non si sono posti il problema di riproporre. L'altra vistosa novità riguarda la zona delle fiancate del cofano motore, che ha un profilo nettamente diverso rispetto alle vetture rivali fin qui viste e che parte direttamente dall'alo. Si noti insomma subito uno studio aerodinamico molto curato. E naturalmente la curiosità di capire se queste soluzioni saranno ancora quelle di riferimento. Sì, io dico sì. Però la cosa che a me mi lascia scioccato, ragazzi, guardate quanto è pulita. Mi sembra molto meno estrema qua nella zona della fiancata del cofano motore, che va a copiare quello Mercedes del passato. Non so, ragazzi, mi sembra meno estrema di quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Andiamo a vedere l'analisi tecnica. Allora, vedete, la parte laterale è proprio questa, guardate qua. Questa è proprio la parte che a me mi sembra meno estrema. Una fiancata, sì, elaborata, tosta. Però, ragazzi, anche no. Un qualcosa che sembra essere già visto da altre parti. Andiamo a vedere un po' di foto, va. Va bene, Cine. So, come si fa a cancellare queste cazzo di fotografie? Quelle in sicariche, quelle in cose, non ce le mettete per niente, no? Allora, andiamo a vedere. Allora, RB20, vettura che non appena apparsa si è palesata al mondo, ha spopolato. Circa un mesetto fa, quel furbacchione di Adrian Newey sosteneva un fatto: due sono le strade quando si trova la metà di un corpo normativo. Da una parte continuare a evolvere i concetti utilizzati, dall'altra rischiare disegnando la vettura da un foglio bianco. Il genio di Stratford, quindi disse che la decisione cade sulla prima ipotesi per dare continuità a un progetto super vincente. Proprio per questa ragione si descrisse un po' preoccupato in quanto, malgrado il vantaggio nutrito verso la concorrenza durante l'ultima campagna agonistica, la convergenza prestazionale poteva fare presenza uniforme underperformance in vetta alla griglia.
ma in questi casi sa bene come le parole possano essere utilizzate per sviare le indagini. Beh, guardando l'ultima nota, Hamilton Keynes, sembra proprio che tutta questa paura di sbagliare non abbia fatto presenza durante la progettazione della RB20. Allora, ragazzi, il discorso qual è? Io vi avevo già detto, molti copieranno la Red Bull dell'anno scorso, ma questi già saranno avanti, perché loro già avranno dei concetti nuovi, ve l'ho sempre detto. Ho detto, vale la pena copiare in toto i concetti di una vettura che l'anno prossimo sarà comunque diversa? Certo che io mi aspettavo un'evoluzione di quella vettura, non uno stravolgimento del genere. Allora andiamo a vedere. Quindi quei concetti potrebbero essere già vecchi, per intenderci. Andiamo a vedere allora praticamente le cose tecniche. Al contrario, pare proprio che il gruppo di lavoro deputato al comparto aerodinamico, sommato al reparto che gestisce la dinamica del veicolo, abbia deciso che la parola innovazione dovesse ancora esistere al terzo anno dell'attuale corpo normativo che regola gli equilibri delle wing car a effetto suolo. In attesa di constatare la bontà del lavoro svolto in pista, senza ulteriori preamboli, gettiamoci nell'esame approfondito, tenendo presente che la scarsità delle foto produce tante ipotesi che andranno poi confermate e smentite. RB20, analisi tecnica, avantreno, muso allungato che si ancora al profilo principale. Sin dal primo centimetro dell'RB20 troviamo delle controtendenze. La prima è il muso, con la sua forma davvero particolare, che adesso è collegato direttamente al main plane, quando gli altri invece l'hanno messo molto più rialzato e collegato al penultimo profilo. Ecco, quando invece la maggior parte delle squadre tende a staccarlo da questo profilo. Normalmente il nosecone staccato dal profilo principale dovrebbe incrementare la portata d'aria nella parte bassa della vettura, in modo da alimentare il fondo. Quindi controtendenza già dal muso. Per questo potrebbero aver allungato il muso in modo da diminuire leggermente la sua sezione, elemento che va confermato da altre immagini. Il secondo profilo dell'ala è rimasto molto simile in termini di lunghezza della corda. L'ala frontale potrebbe non essere la specifica che vedremo nei primi test sicuramente in Bahrain. Gli ultimi due profili aggiuntivi dei quattro permessi al regolamento hanno una corda costante lungo la larghezza. È sicuro che l'ala cambierà, ragazzi, anche se comunque vedete rispetto a quella dell'anno scorso già qua è molto diversa, però io penso cambierà ulteriormente. Vedete qua come hanno disegnato la parte finale del musetto di nero, proprio per andare a camuffare l'attacco sulla lettona anteriore. Inoltre, nella zona più interna adiacente al muso, i flap tendono a scendere in modo continuo fino all'end plate, che con tanto di appendice sul muro esterno resta invariato. Per quanto riguarda la sospensione anteriore, possiamo notare come i tech abbiano mantenuto il concetto cinematico alla base, compreso lo schema pull rod che presenta gli elementi sospensivi interni nella zona inferiore del telaio, quindi le sospensioni, vedete, sono rimaste le medesime. Ricordiamo però che la Red Bull ha dovuto itinerare più volte il processo per passare il crash test FIA di impatto frontale. Il muso che vediamo oggi non dovrebbe aver problemi a passare il test, per cui per il Bahrain potremmo vedere qualcosa di più complesso, anche perché il muso sembra più un passo indietro che avanti. Osservando lo scatto del video della presentazione della RB20, possiamo notare come i quattro bracci della sospensione siano molto ridotti nella loro sezione. Uno spessore minore, come sappiamo bene, è consentito da uno spacing verticale accentuato che di riflesso conferisce la rigidità strutturale necessaria alla sospensione, quindi sospensioni molto ridotte, miniaturizzate. Parte centrale, vertical, inlet, cono antintrusione ricollocato. Come si poteva aspettare, l'undercut è stato ulteriormente incrementato nel suo volume. Il vassoio è stato alzato il più possibile e non è più il prolungamento del labbro inferiore delle bocche, ma bensì di quello superiore. Per l'effetto quando il fluido che investe il tray seguirà la sua conformazione, avendo pertanto un flusso downwash in quella zona. Per di più dovrebbe incaricarsi di rallentare il fluido. Il vassoio non è un'ala in quanto tale produce alcuni punti di lift. L'effetto di tale appendice sulla vettura nuova è tuttavia compensato dai guadagni che si generano, fattore che spiega lo scopo di questi aggiornamenti: aumentare ulteriormente il volume dell'undercut. Con questa soluzione si guadagnano alcuni centimetri cubici molto utili alla causa. Di riflesso si ottiene una pulizia maggiore dei flussi che scorrono verso il posteriore, incrementando l'effetto outwash. Allora,
La sezione delle bocche, ragazzi, vedete la sezione delle bocche è impressionante. Qua non ci sta per niente l'apertura, è verticale. Enzima anche vede, che pure nera. Non si vede, hanno fatto davvero qualcosa di diverso, perché stile Mercedes dei bei tempi, guardate qua. Ci hanno tolto praticamente l'entrata. Sopra hanno messo sta undercut qua, che prima era sotto la bocca del radiatore. Devo dire che è una cosa abbastanza estrema. La sezione delle bocche è stata completamente rivista, disposta verticalmente, adiacente all'abitacolo. Dalle poche foto rilasciate non si riesce a notare bene il dettaglio che a quanto pare Red Bull sta cercando di nascondere in questo momento. Difficile capire senza un CFD della vettura quali vantaggi potrebbe avere questo vertical inlet. Probabilmente partiamo e parliamo di un beneficio legato allo sfruttamento del volume dell'undercut. Raga, sono pance molto innovative, non nella forma che abbiamo già visto mille volte, ma nell'ingresso. Risulta tuttavia molto particolare questa scelta in quanto lo strato limite di quella zona è molto spesso e la portata d'aria entrante nella presa sarebbe piuttosto limitata. Per tale ragione in Ferrari hanno posizionato proprio in quell'area la presa per il vertical duct. Per di più, dobbiamo sottolineare un fatto. L'ipotetica soluzione Red Bull differisce dal concetto Mercedes 22. E farla funzionale resta comunque molto difficile. Sulla superficie superiore delle pance, le vasche viste su altre monoposto non ci sono. Vedete? È un concetto completamente nuovo di pancia laterale. Sotto lo specchietto troviamo un generatore di vortice utile a ritardare il distacco della vena fluida sul percorso verso il basso che segue il disegno del side pod, il classico scalino presente sulla porzione iniziale del marciapiede formato dal posizionamento del cono antintrusione, risulta senza dubbio meno visibile. Parliamo di una prerogativa che potrebbe suggerire uno spostamento del cono in avanti, anche se di pochi millimetri, con il chiaro obiettivo di affogarlo al meglio all'interno del volume iniziale del fondo. Retrotreno. La parte alta del cofano è caratterizzata da una bombatura che porta il fluido verso il basso della zona finale. Al di sotto, in stile Mercedes, quindi vedete c'è una copia addirittura di Mercedes, che Mercedes effettivamente ha scartato. Osserviamo che la carrozzeria si restringe parecchio per migliorare il tragitto del fluido verso il retrotreno. Stesso discorso per la parte bassa del cofano motore. I voluminosi rigonfiamenti potrebbero anche servire a compensare la sezione ridotta del vertical inlet. In quella zona in genere vengono piazzati degli scambiatori aria-acqua o aria-aria. Eccolo qua, guardate quanto è bombato il cofano, cosa che non era così. Era molto più filante la vecchia vettura. Le masse da raffreddare richiedono un certo refrigerio che non può essere minore del necessario. I Red Bull probabilmente hanno suddiviso il compito del raffreddamento tra i tradizionali radiatori delle pance e uno o più masse refrigeranti nella parte alta della monoposto sotto il cofano rigonfiato. In questo modo una pompa a ridotte dimensioni porta il liquido di raffreddamento dove necessita. In pratica hanno ridotto la percentuale di impegno dei radiatori nelle pance per miniaturizzare e aumentare l'undercut. La sospensione posteriore resta parecchio simile in termini cinematici rispetto a quella 2023. Il triangolo superiore è stato inclinato verso l'avantreno per un anti-squat molto spinto. Il puntone dello schema push rod mostra un attacco simile lato telaio ancora molto inclinato verso l'alto. Spostando lo sguardo verso l'alto, le componenti interne, quali rocker e barre, difatti si riesce a liberare la zona inferiore adiacente al cambio. Quindi una sospensione posteriore simile a quella dell'anno scorso. La carrozzeria in quell'area della vettura viene rastremata con il chiaro obiettivo di facilitare il passaggio del fluido verso la zona superiore del diffusore. In ultima istanza, sottolineiamo che su vari punti analizzati parliamo di possibilità, teorie che potrebbero corrispondere al vero oppure essere confutate quando la Red Bull scenderà in pista. Qualunque sia la realtà, tuttavia la sorpresa nell'osservare le soluzioni inedite e inaspettate dell'RB20 si palesa. Allora, raga, parliamoci chiaramente. Una macchina tradizionale in certi punti, molto elaborata in altri, ha optato per soluzioni estreme come l'imbocco qua della forma delle pance per raffreddare i radiatori, oppure il cofano motore molto simile a quello Mercedes, l'avantreno ad oggi non estremamente elaborato, per quanto poi molte cose possono cambiare da qui all'inizio dei test. Secondo me, raga, comunque sarà una macchina vincente. Io penso che Adrian Newey avrà fatto tutti i test che poteva, sarà comunque una vettura migliore dell'anno scorso. E vi dico la verità, io penso saranno loro a vincere
perché avevano un vantaggio talmente ampio che gli ha permesso anche, vedete, di fare queste prove. Queste prove che magari hanno portato delle migliorie. Loro si sono potuti permettere di iniziare a sviluppare quest'auto molto in anticipo rispetto agli altri. Tale era il vantaggio che avevano a un certo punto della stagione, che di base, ragazzi, poi come vedete, era impossibile non avere dei nuovi concetti che probabilmente già sono avanti agli altri. Perché il problema qual è? Questi sono concetti che potrebbero sembrare vecchi in certi punti, ma già molto probabilmente saranno davanti agli altri. Comunque, vedremo nei test cosa accadrà. È inutile mi chiedete di seguire i test, raga, il mio lavoro, cioè queste faccio. Se non segui i test, che facciamo? Io che mi abboccio a cricket, non ho capito. È inutile mi fate queste domande. Sui miei canali trovate sempre la Formula 1. Chi vuole rimanere sintonizzato sa dove mi trovo. Ciao, voglio.